pomeriggio a tutti, bentornati nel nostro consueto appuntamento settimanale con i luoghi dello spirito, il nostro spazio di circa 15-20 minuti in cui raccontiamo un luogo appunto dove la spiritualità è possibile viverla in modo più intenso, soprattutto santuari, ma non solo, come abbiamo visto nel lungo percorso. Un lungo percorso che prosegue anche grazie alle vostre segnalazioni e vi ringrazio proprio per aver telefonato allo 049 84 81 910 e per aver mandato anche delle mail a redazione@telechiara.it per segnalare i vostri luoghi. In particolare ringrazio chi ci ha segnalato ad esempio il santuario di Scaldaferro, un santuario molto noto, la Madonna delle Grazie a Bonisiolo di Mogliano, la Madonna della Salute o del Soccorso in zona Campo San Martino e la Madonna di Cividale, quindi siamo anche in zona friulana. Li ringrazio, sicuramente terremo conto delle segnalazioni e le mettiamo già in calendario per le prossime settimane. Ringrazio anche chi ha segnalato il santuario della Madonna di Tessara a Santa Maria di Non e la Madonna del Covolo a Crespano. Questi ultimi due santuari li abbiamo visitati anche in tempo abbastanza recente, quindi non ci torneremo ovviamente a breve, prima diamo spazio ad altri. Per chi fosse interessato a vedere il servizio che abbiamo realizzato su questi santuari o anche sugli altri che abbiamo già visitato, è possibile comunque chiedere una copia della trasmissione, basta mettersi in contatto al numero di telefono che vi ho dato prima, lo ripeto, 049 84 81 910, poi vi saranno indicate le modalità appunto per chiedere la copia delle trasmissioni. Questo vale non solo ovviamente per Luoghi dello Spirito, ma per qualsiasi altra produzione di Telechiara. Ringrazio comunque chi ha segnalato, continuate a farlo e volentieri accogliamo le vostre segnalazioni. Proseguiamo il nostro viaggio nei santuari. Dunque, la settimana scorsa eravamo a Castello di Godego, questa settimana saliamo, ci eleviamo, come spesso succede con i santuari, in zone collinari o in zone montane. Qui siamo proprio sul cucuzzolo di una piccola collinetta, non è la più alta tra quelle che lo circondano, in fianco ci sono i colli Asolani, questa è la prima, quella più, che guarda più direttamente la pianura, e forse proprio a questo serviva la rocca, un castello, per controllare i movimenti dei soldati in tempo medievale. Così è rimasto il nome, è nato poi il santuario, anche se il luogo non è legato ad un'apparizione, come poi scopriremo all'interno del servizio. Siamo andati dunque al santuario della Madonna della Rocca a Cornuda. Siamo saliti su uno dei colli ai piedi delle prealpi trevigiane, sulla rocca di Cornuda, così si chiama infatti questo santuario, un altro santuario mariano che visitiamo nel nostro percorso. Con noi un maestro, nel senso che lo è stato, finché non è andato in pensione, era maestro elementare, e ci facciamo spiegare allora un po' la storia di questo luogo, di questo santuario. Questo santuario originariamente era un castello. Non ci sono di mezzo apparizioni di Madonne, come per esempio a Motta di Vivenza, al Covolo di Crespano. Qui semplicemente c'è stato il passaggio dal castello al santuario, quando nel 1317 il castello è stato distrutto e non più riedificato. Il castello di chi era? Il castello è stato del Vescovo di Treviso per due volte. Poi è stato, ha passato parecchi, diremo, proprietari. Alla fine è stato espugnato dal Can Grande della Scala nel 1317. Lo ha distrutto e non è stato più riedificato. La Repubblica di Venezia, che è subentrata poi, non ha permesso di riedificarlo ancora. E in questo castello, qui attorno, era molto più grande del santuario attuale, c'era una chiesetta della Madonna, e da quella
è venuto fuori il santuario. Un po' alla volta, naturalmente, nel corso dei secoli. La prima notizia della cappella ce l'abbiamo con una bolla papale del 1245. Dopo i cornudesi e altri paesi vicini hanno chiesto alla Repubblica di Venezia di riedificarlo, di riedificare ancora il castello. Non c'è stato niente da fare perché Venezia aveva paura della terraferma. Aveva paura che diventassero padroni dove comandava lei. Il santuario, qui attorno, attorno al santuario si vedono dei gradoni dove sorgevano le mura. Quindi da questi, se potete vedere anche da qua, non esisteva, per esempio, tutta questo piazzale non esisteva. Esistevano, perché non era un grande castello, era quasi quasi un posto di guardia. Per trovare un castello bello bisognava andare più in basso a Cornuda, dove c'era un castello veramente tale. Questo era quasi un avamposto con 30, con una guarnigione di 20-30 soldati che la Repubblica di Venezia manteneva qui. Il castello è molto antico, addirittura parliamo del Novecento, verso il 1000. Da allora è stato distrutto un paio di volte, poi dopo è riedificato e alla fine è diventato un santuario. Non ci sono, come ho detto prima, apparizioni che hanno dato luogo alla chiesa, niente. Però c'è la pietà popolare, la quale non fa mai mancare i fiori davanti a una quercia che è caduta proprio quest'anno. Lì c'è una leggenda secondo la quale ci sarebbe stato un miracolo della Madonna, ma è tutta leggenda. Il santuario, così come lo vediamo nella struttura attuale, a quando risale? Non si sa. Nel corso dei secoli è stato continuamente abbellito. Per esempio, quelle quattro colonne che lei vede davanti avevano... il santuario cominciava 3-4 metri dopo le colonne. Le colonne erano come una specie di vestibolo della chiesetta. Nel 1947 è stato ricavato l'organo per la chiesa che non lo aveva. Dal punto di vista artistico, all'interno c'è qualcosa di significativo? Sì, c'è un organo, un callido. L'altare maggiore viene da Oderzo. Evidentemente qualche chiesa lì di Oderzo non aveva più bisogno dell'altare e lo ha regalato. E adesso si può vedere un bel altare della verità. Poi, al di là della chiesa, c'è un orto che poi sarebbe un cimitero, perché qui ci sono state delle monache, le quali avevano anche il cimitero.
Qual è il senso della presenza di questa comunità di suore qui in questo santuario? Siamo venute qua, chiamate dal vescovo di Treviso, Monsignor Mistorigo, nel 1965 con la mediazione dei padri del Pime che erano al Preganziol quegli anni là, per fare un lavoro di animazione missionaria, sensibilizzazione nelle parrocchie che facciamo anche attualmente, nelle scuole, nei gruppi e qui in santuario per i gruppi che vengono. Ecco. Noi come missionari siamo qua in Italia per dare questa testimonianza dei posti dove veniamo, dell'annuncio di Cristo. Io sono stata in Bissau, altre suore sono state in altre missioni in Brasile, in India, dove siamo attualmente presenti. Un afflusso continuo, costante, c'è sempre gente, c'è anche un approccio sportivo perché tanti ciclisti la sfruttano come salita, però la salita ha anche un senso spirituale. Sì, questo qui è un po' il polmone verde inteso nel senso anche sia fisico che spirituale di tutta la zona. Noi che non siamo originari di Cornuda o dei paesi circostanti, ma che siamo qua per questo servizio, veniamo imbevute, educate dall'affetto e dalla devozione delle persone a questo luogo e al mistero di questa presenza, ecco, perché c'è continuamente persone che vengono su, che vanno in chiesa, è come ritornare alla madre da parte della fede dei credenti che vivono qua, ecco. Quando ci sono delle sofferenze, quando c'è una gioia, per esempio adesso c'è una rosa sulla capitello qui davanti, no, ecco, non sappiamo chi l'ha portata, ma è segno di una presenza, ecco. Quindi noi siamo un po' custodi di questa presenza qui per essere anche un po' custodi della presenza di Maria e del Signore in tutto il mondo dove noi siamo. Ogni santuario che si rispetti ha il suo rettore, Don Giovanni è qui da 5 anni, è un santuario molto frequentato. Sì, tanto frequentato perché la gente viene qua su e trova ristoro, e quindi la casa della mamma è sempre aperta perché il cuore della mamma è pure aperto sempre per accogliere i figli e che chiedono grazie e benedizioni. Qui non c'è stata un'apparizione come abbiamo capito dalla storia, però comunque è un luogo di devozione. È un luogo molto frequentato, non c'è stata insomma apparizioni, ma pure c'è tanta devozione alla Madonna. Che legame c'è con le comunità circostanti, con le parrocchie? Un legame molto buono, tanto vero che le parrocchie vengono su in pellegrinaggio ogni una volta all'anno, ciascuna delle parrocchie qui di intorno, quindi è abbastanza siamo bene collegati. Sì. Che tipo di persone arrivano, anziani, giovani, donne? Quando sono pellegrinaggi arrivano persone delle parrocchie, arrivano persone più o meno giovani e anche adulti, ma generalmente vengono adulti, perché la messa del mattino ci sono sempre 15-20 persone al giorno di lavoro e alla festa ci sono due messe ben frequentate, tutte e due, specialmente quella delle 9:30. Dal punto di vista della devozione c'è sicuramente poi un momento più importante nel corso dell'anno, qual è? Allora è lunedì di Pasqua, lunedì dell'Angelo, dove ci sono 3 parrocchie che salgono proprio per tradizione e dove per tradizione mi dicono che negli anni 30 anni, 40 anni fa c'erano anche dei treni che partivano da Venezia, tanto era l'afflusso. Per tradizione vengono su qui a mangiare le uova, quindi partecipano alla messa e poi si siedono qua, attorno qua e fanno e mangiano. È una giornata di relax familiare, ecco. Tutta la famiglia sale. Voi avete appunto questo,
questo carisma per l'animazione missionaria, che differenza c'è tra l'essere missionaria in Africa o in altre parti del mondo e esserlo qui? Beh, c'è molta differenza, perché chi è chiamato con la vocazione missionaria, il suo sogno è di poter ritornare. Poi ci sono situazioni che o per il servizio alle attività dell'istituto o per altri motivi che si fa un servizio qua. Ecco, e quello che ci qualifica e che ci caratterizza è proprio avendo fatto un'esperienza di primo annuncio all'esterno. Ecco, probabilmente noi siamo anche qui un po' il primo annuncio. Per esempio io vado nelle scuole, andiamo nelle scuole e è un ambiente dove magari altri non possono andare, ma noi come missionari andiamo. E data l'esperienza di vicinanza ai poveri e anche forse come linguaggio, il doversi inculturare in altre culture, ci permette un approccio differente. Ecco, questa è una ricchezza che ci siamo costruite dall'approssimazione, dal vivere con altri popoli, che ritorna qua come modalità di accoglienza. Grazie a Monsignor Giovanni Tasinazzo, grazie a Suor Maristella, al Maestro Boscarini che ci hanno ospitato e ci hanno spiegato appunto varie cose, molte dimensioni presenti in questo santuario. C'è anche un presepe permanente che magari visiteremo quando sarà tempo di Natale, fra alcuni mesi, ma l'installazione è lì pronta ad essere messa in funzione. Ricordo ancora la possibilità di segnalare altri luoghi dello spirito da parte vostra. Redazione @telechiara.it e 049 84 81 910, come già avete fatto, e ve ne ringraziamo ancora. La settimana prossima scenderemo sulle sponde del mare Adriatico, non proprio del mare, ma della laguna. Siamo infatti a Chioggia per visitare il santuario della Madonna della Navicella, dove da qualche mese c'è anche qualche importante novità. Vi aspetto dunque la settimana prossima alla stessa ora. Buon proseguimento.